Ecco perché il capitalismo supera, ripeto, insieme il proletariato e la borghesia. Si fa post-borghese e post-proletario. Annienta sia la conflittualità operativa del proletariato, sia la coscienza infelice della borghesia, sia ancora quell'etica della stabilità propria della borghesia e del proletariato. L'epoca della precarizzazione, dello sradicamento, è un'epoca, vi insisterò, di deeticizzazione. Cioè di rimozione integrale di quell'etica borghese proletaria, la cui migliore sintesi filosofica troviamo nei lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, basata essenzialmente sulla stabilità, sulla maturità, centrata su istituti comunitari come la famiglia, la formazione, lo Stato, i quali garantiscono nel quadro del capitalismo un'eticità comunitaria, un radicamento comunitario, una maturità, una stabilità etica che fa sì che gli individui si formino all'interno della comunità realizzando pienamente le proprie potenzialità come parti di una comunità storicamente determinata. Ecco perché il capitalismo deve destrutturare tutto questo, deve sostituire le tradizionali forme della soggettività di classe con una massa amorfa e riplebeizzata di consumatori anonimi e individualizzati, senza radici e senza identità, non più borghesi né proletari, senza radicamento comunitario, senza coscienza storica e senza indocilità antagonistica. Ecco perché, oltre al proletariato, il capitalismo vincente ha distrutto e sta distruggendo ancora i ceti medi figli del welfare novecentesco e insieme sta annientando la grande cultura borghese, un altro punto su cui bisognerebbe insistere molto, la distruzione organizzata della formazione scolastica universitaria, tramite quella che propongo di definire l'aziendalizzazione della cultura, quindi la neutralizzazione della cultura, la promozione del pensiero computazionale, cioè del puro calcolo, la distruzione delle radici culturali e quant'altro.